Agropelli, bentornata all'Aria che tira, grazie del tempo che ci dedica. Intanto la domanda è d'obbligo. A distanza di un mese da quella iniezione, lei come si sente? È un piacere essere con voi e è anche un piacere dire che almeno per me è tutto bene. Ormai in realtà è più di un mese, quasi un mese e mezzo, da quando ho partecipato alla sperimentazione del vaccino di Oxford, del Chadox. Quindi tutto bene per ora. Allora, le faccio una domanda anche di natura un po' personale. Lei ha deciso di sottoporsi a questa sperimentazione perché, essendo una virologa, lo fa per amore di scienza o perché teme che le conseguenze del coronavirus siano sicuramente più gravi e più pericolose delle eventuali controindicazioni di un vaccino sperimentale? Beh, sicuramente come virologa non soltanto voglio capire come funzionano i virus, ma questa conoscenza che andiamo ad acquistare deve sempre tradursi, deve andare fuori dal laboratorio e quindi per me in questo caso, anche se io non lavoro direttamente con i vaccini contro il Covid, lavoro con altri virus e con altri vaccini, per me era importante contribuire alla conoscenza scientifica e lavoro in un'istituzione, la St. George's University of London, che sta facendo l'esperimentazione di questo vaccino, quindi era semplicemente per me parlare con i miei colleghi clinici, discutere Chiaro. Queste cose. Professoressa, quindi... un'altra questione di carattere personale, perché ricordo la sua prima intervista qui all'Aria che tira con Mirta Merlino, ci aveva spiegato un po' come funziona l'esperimentazione dei vaccini e lei ci aveva detto, io francamente, avendo deciso di fare la cavia, non so, secondo il protocollo che viene utilizzato, se mi viene iniettato il vaccino in sperimentazione vero e proprio o un placebo. Allora le domando, visto che ci aveva annunciato tra una o due settimane ci saranno i risultati del test, le posso domandare, lei ha fatto i sierologici, è immune in questo momento al coronavirus oppure no? Ho donato il sangue, nel senso che ho passato gli esami del sangue, ma in realtà i risultati stanno con gli organizzatori del trial. Noi volontari sapremo se ci hanno dato il vaccino contro il Covid o contro il meningococco soltanto forse tra 6 mesi, ma magari tra 12 mesi alla fine. E questo è molto importante non sapere, perché assolutamente dobbiamo continuare a comportarci allo stesso modo, continuare ad obbedire le regole di distanziamento sociale e quindi non avere un falso senso di sicurezza che il vaccino sperimentale, per quanto ci sia tantissima informata speranza per queste cose, comunque è ancora da verificare e quindi è importante che ci comportiamo appunto certo. Come tutti allora. Gli altri.